È stato presentato questa mattina in Piazza Bra Albero Habitat, il progetto con il quale Amia e il Comune di Verona intendono dare nuova vita agli alberi ammalorati della città. È uno degli alberi per dare una seconda vita alle piante ammalorate di Verona. Su alcune piante che hanno certe caratteristiche, abbiamo pensato, anziché di abbatterle, di dar loro una seconda vita per poter ospitare organismi e microorganismi che popolano la nostra città. Quindi si va dai picchi, ai colombi, animali di molte più piccole dimensioni che sono importanti per la tutela della biodiversità cittadina. Abbiamo fatto questi, siamo partiti con Via Faccio 2 settimane fa circa, dove alcuni cittadini si erano lamentati del taglio un po' strano di alcune piante. In realtà quelle erano piante morte, sono state scientificamente tagliate così per adattarle con delle cavità interne per farle diventare luogo ospite di questi microrganismi. Allora, abbiamo 8 alberi circa in via Faccio, più vicino alla stazione, altri 2 a Parona. Questo è il primo in centro, vediamo l'esperimento, è una zona abbastanza silenziosa, frequentata anche da volatili, quindi vedremo i risultati e poi amplieremo l'esperimento ad altre zone in collaborazione con i carabinieri della biodiversità e con il settore giardini del Comune di Verona.